quadro perfetto quello che si presenta davanti a Gesù. Una folla affamata, i discepoli impreparati a dare da mangiare alla folla. E poi un ragazzo con 5 pani e 2 pesci. Un quadro che permette a Gesù di fare quello che doveva fare. Sapeva quello che stava per compiere. È il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci che in Giovanni, a differenza dei Vangeli sinottici, assume un altro significato, richiama la cena pasquale, richiama il dono del pane di vita. È Gesù, il pane che sazia la fame dell'uomo, che è fame di amore, che è fame di verità, che è fame di felicità. E Gesù sazierà questa fame quando diventerà re, ovvero sulla croce. Lasciamoci saziare da Lui.